Sicuramente hai ragione, però ripeto, queste sono giocate che alcuni giocatori possono permettersele. Moreno è tra questi. Giusto. Vediamo se Formicone accusa un po' il colpo, se subito cancella con la sua prima. Rimane corto, quindi attenzione ad approfittare degli errori dell'avversario per Caponi. Terza boccia da giocare per Formicone, che a questo punto dovrà fare il punto e farlo anche bene perché Moreno è lì. Che fa pressione. Comunque una boccia che è circa un metro, quella di Caponi. Dichiara boccia del punto Formicone. Questo Colpisce. è il colpo che mi piace più di Formigoni, il soprammano spinto a fondo tavola. La sua boccia fa sempre gioco. Presa bene, il verso giusto, mette due punti, tra cui la voce del punto particolarmente vicina al pallino. Vai col secondo Moreno, Vediamo vai che col secondo punto. Moreno dichiara il secondo. Vediamo cosa si inventa. Dà un sopramano Moreno. No, ha Ah dato no, il ha tirato al terzo. terzo punto, ha dato il sopramano al terzo punto, ha caricato il Eccola la pallino. carambola che Questa cercava. volta cercava la carambola, Attenzione perché ne potrebbe aver messi due. due punti ha dato, quindi due punti a terra per Capponi, che ricordo che il suo punteggio è 8. 8, due punti. Vediamo su Formicone cosa se cancella la partita a Capponi. Prende il punto. Tocca leggermente la boccia, vediamo se c'è un vantaggio. Sì, c'è un vantaggio. Ha rischiato la tavola di Ha fondo, schiacciato attenzione. da tavola di fondo perché comunque ha sfiorato la boccia di Capponi. Ora, se quella boccia va via pulita, qui è finita. Però Quel quel pallino in pallino mezzo purtroppo deve rimanere purtroppo dov'è. per chi come me tifa Capponi è messo in una maniera molto insidiosa. Sarà veramente difficile far rimanere quel pallino lì. Molto interessante questo finale di partita. Ricordo che Caponi ha due bocce ancora da giocare, 8 il suo punteggio sul tabellone, 11 quello di Formicone, quindi a terra la partita di Formicone, ma quella boccia se esce da quell'angolo vediamo come va a finire. Secondo me, la partita è più di Formigone che di Capponi, perché anche Moreno facesse una bella bocciata, lasciare 3 punti in terra sarebbe veramente difficile, perché prendere quella boccia arancione Farla uscire, dal verso senza muovere il pallino è quasi impossibile. guardate quel pallino com'è, perfettamente parallelo alla boccia del punto. Dovrebbe prenderla quasi piena e portarla un po' indietro. Comunque un tiro forte, Francesco. Io farei un tiro forte, sì. Vediamo se vado di sottomano o con soprano. Sottomano, quindi la spinge Caponi. La prende Ha bene. fatto il Il massimo. miglior gioco che potesse Ha fare. fatto il massimo e adesso però potrebbe Ci provarci. Sì, provi? sì. Dai che ci proviamo. ci prova Caponi. Prova naturalmente per lo spettacolo. Vediamo cosa si inventa Moreno. Ma Ah, peccato. la sfiora, tanto in questo caso andare a 11 o andare a 10, dici tu, a poco conto, ma c'era la partita in mezzo. No, no, ci si poteva provare perché la boccia era anche a un'altezza giusta per avere una buona percentuale di Sì, ma metterle tutte e due forse nell'angolino. con mezza boccia sarebbe girata e quarto punto abbastanza agevole sarebbe stato. Però c'è comunque da tirarla non forte, calibrare bene, prenderne mezza, è così. Comunque questo tiro Moreno ha usato l'atteggiamento giusto con tutte e quattro le bocce.
e questo mi è piaciuto. Speriamo che continui così. Sì, quando ha giocato di rimessa abbiamo visto che il punteggio è stato in favore di Formicone, quindi forse giustamente come hai detto tu va rischiato qualcosa, visto che si sta giocando contro un avversario di primissimo livello, quindi va rischiato e poi oltre il rischiato bisogna tirarle giuste. Un punto medio in questo caso di Capponi, perché è una boccia circa 60 corta. Vediamo Formicone. Attenzione se passa sulla destra. No, colpisce dietro. Colpisce dietro. Ora dovrà tirare la boccia del punto e difendere la sua Formicone. Colpisce bene. Colpisce bene. Vediamo ora Moreno deve assolutamente prendere questo punto fondamentale per mantenere il vantaggio di voce. È stato molto importante per Formicone il rimpallo delle bocce a fondo tavola che ha spinto la sua verso il pallino e quindi ha tolto a Moreno l'opportunità di attaccare. Per giunta Moreno ha sbagliato anche l'accosto e credo che ora non ci sia altra alternativa che cercare di buttare questo pallino fuori dal campo. A fondo campo non dici che non ha niente da dire? Non servirebbe a niente? L'avversario chiama 11 e il vantaggio di bocce, il pallino va buttato fuori. Errore di Capponi. In teoria ne basta una. Vediamo se con l'ultima riuscirà a centrare l'obiettivo di sparare fuori questo pallino. Errore ancora. La partita finisce qui, vince Formicone, che dovrà incontrare Fernando Rosati.